quando partorirà Kate Middleton. Il terzo royal baby sta per arrivare. Il terzo royal baby sta per arrivare e finalmente sappiamo con precisione quando partorirà Kate Middleton. L'annuncio l'adorata ufficialità di Kensington Palace su Diti e fan della coppia non vedono l'ora di accogliere il principino o la principessina numero 3. Kate Middleton, la data del parto. Ecco la notizia che tutti stavano aspettando, Kensington Palace ha dato l'annuncio ufficiale sulla data della nascita del terzo royal baby di Kate Middleton e William. Quando partorirà la duchessa di Cambridge? Stando al comunicato, il quinto in linea di successione al trono d'Inghilterra o quinta, visto che ancora non sappiamo se il baby sarà maschio o femmina nascerà ad aprile. La primavera, dunque, porterà un preziosissimo dono tra le mura del Palazzo Reale, più splendente di qualsiasi diamante o corridoio dorato di Buckingham Palace. Kate Middleton è raggiante e, finalmente, è riapparsa in pubblico dopo i primi mesi della sua terza gravidanza che, visti i suoi malesseri collegati all'iperemesi gravidica, si è rivelata esattamente come le prime due, che le hanno portato gli splendidi principini George e Charlotte. In questo caso, però, pare che le nausee abbiano richiesto senz'altro un lungo riposo e l'allontananza dagli impegni pubblici, ma che siano state più contenute rispetto al passato, visto che la principessa non è stata ricoverata in ospedale come accaduto in precedenza. A questo proposito, poi, sembra che William e la bellissima moglie abbiano preso un'altra decisione piuttosto importante, il parto, atteso per aprile, potrebbe avvenire tra le mura di casa e non in una sala parto ospedaliera. Il motivo? Meno stress per mamma e bimbo, che potranno godersi i primi momenti, magici, unici e importantissimi per il loro legame, senza essere attesi alla porta dell'ospedale dai fotografi, nel momento del ritorno a casa. Ora, però, è il momento di godersi ogni giorno del terzo pancino di Kate Middleton, che dopo 6 settimane di assenza è tornata agli impegni reali in occasione di un appuntamento molto importante, per lei e per tutta la Royal Family. Le sue nausee, come rivelato da una fonte interna, sono ancora presenti e non l'hanno abbandonata del tutto, ma la 35enne è apparsa incantevole in azzurro al ricevimento di Buckingham Palace per il World Mental Health Day. Kate e Orso, il balletto è virale. Tempi di annunci ufficiali e impegni pubblici, ma nessuno si è perso il balletto più virale di tutti. Stiamo parlando di quello di Kate e Orso, Paddington, che già di per sé suona come un meraviglioso cartone animato amatissimo dai bambini. Al posto della pestifera biondina russa, la mitica Masha, qui abbiamo una Middleton in dolce attesa, mentre l'amico peloso è l'orso Paddington, presente a un evento di beneficenza insieme ai reali proprio presso l'omonima stazione di Londra. La mascotte chiede al regale marito il permesso di lanciarsi in un'elegante danza con la principessa, accordato, e i due ballano e fanno piroette, dando luogo a un siparietto dolcissimo e amatissimo da tutti, diventato, ovviamente, virale ovunque sul web. Kate sorride, al settimo cielo, avvolta in un romantico abito rosa confetto che mette in risalto la morbida curva del pancino. Una favola.